amore, che a me te lo torno. Forza Palermo! Bella a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Quest'oggi si è appena giocata Palermo-Brescia. Questo è un post partita a caldo. Li farò quando avrò del tempo. Quindi se l'idea vi piace fatemelo sapere attraverso un bel pollice in su e un bel commento ovviamente. Allora partiamo subito dalla classifica, che adesso ci vede al primo posto con 43 punti aspettando il Frosinone, secondo a 40, terzo l'Empoli a 40. Poi c'è quarto il Parma, quinta la Cremonese, sesto il Cittadella e sesto anche il Bari. Poi Venezia, Carpi, Spezia, Pescara eccetera. In fondo alla classifica invece con 27 il Novara, poi 25 Foggia, 24 Entella, 24 Cesena, 23 Brescia, 21 Ternana, 21 Provercelli e chiude la classifica l'Ascoli a 20 punti. Ma parliamo adesso della partita. Non è stata una gara facile perché il Brescia, essendo in fondo alla classifica con comunque Boscaglia, ha voluto assolutamente mettere in difficoltà il Palermo. Palermo che però è passato subito in vantaggio grazie alla rete di Čočev su calcio d'angolo, angolo battuto da Coronado se non sbaglio, Trajkovski. Comunque Čočev prima la prende di testa, paratissima nel portiere, e dopo sulla respinta segna il suo quarto centro stagionale, record per lui da quando indossa la maglia del Palermo, perché si era sempre fermato a quota 3. Da lì poi il Brescia inizia a venire un po' fuori, fa un buon possesso palla, tanta aggressività, ma non riesce mai ad impensierire veramente Posavec e si va al riposo sull'1-0. Partita comunque non spettacolare nel primo tempo, Palermo che ha proprio rallentato i ritmi al 1000 per 1000 e si è praticamente rilassato nel primo tempo giochicchiando ogni tanto. La ripresa invece è tutta un'altra storia, perché il Brescia è tornato carico in campo, ha dato ancora il 1000 per 1000, ma il Palermo ha avuto le occasioni migliori, ne ha avute tantissime. Čočev ha avuto l'occasione anche nel primo tempo di raddoppiare, ma si è mangiato il gol del raddoppio. E nella ripresa lo stesso Čočev ha avuto un'occasione ghiottissima per buttare la palla del 2-0 e chiuderli la partita. Non ce l'abbiamo fatta, anche per gli interventi del portiere Minelli davvero strepitosi, uno su tutti su Struna che è stato davvero assurdo. Passavano i minuti della partita e c'era sempre il rischio dell'1-1, anche se il Brescia, c'è a dirlo, a parte un'occasione che adesso vi racconterò, non ha mai impensierito del tutto il nostro Posavec. Ecco l'occasione, palla in profondità per l'attaccante del Brescia, non Caracciolo, sponda con Caracciolo che si ritrova a un metro da Posavec, riesce a calciare Posavec, ha un riflesso clamoroso. Infatti io ho detto nella reaction che uscirà domani, quindi non perdetela, di lanciare l'hashtag Santo Posavec, perché si è fatto male al ginocchio sull'intervento poi di Caracciolo e ha fatto una parata che se l'avesse fatta un De Gea, un Buffon o un altro Neuer, un altro super portiere, se ne parlerebbe per mesi e mesi. Davvero una parata assurda di Posavec, che salva il risultato, c'è a dirlo, perché ha salvato il risultato. Poi cambi del mister, dentro Moreo, fuori Trajkovski che si è divorato. Allora, si è divorato il primo gol, è andato in percussione in aria, invece di calciare si è lasciato cadere. Ma testa di minchia, Trajkovski tira, no? Cioè, ce l'hai lì la palla a un metro dalla porta, calcia anche con la punta, no? Lui si è buttato per terra sperando nel rigore. Niente, il rigore non dato ovviamente e si divora questo gol. Ma l'occasione più ghiotta ce l'ha avuta dopo, perché Nolucco di Coronado che lo lancia in profondità davanti al portiere, davanti a Minelli, e invece di fare lo scavetto, saltare il portiere o tirarla piano raso terra, cerca il gran gol a giro e la manda in curva sotto la curva nord inferiore, cioè all'interno della curva nord inferiore. Si divora questo gol, si esce incazzatissimo, spaccando tutto, ed entra al suo posto Moreo. Una scena che mi è piaciuta veramente tanto, e spero che il mister riceva questo messaggio, comunque ascolta le mie parole. Mi ha fatto davvero venire i brividi vedere il suo abbraccio nei confronti di Trajkovski quando è uscito, perché è stato comunque anche fischiato, applaudito, è vero, ma quando è uscito ho visto quell'immagine di Terino che ha preso Trajkovski, se l'è abbracciato davvero come fosse un padre di famiglia. E cioè, e Terino è diventato il papà di molti di questi giocatori, perché a molti è proprio cambiato la testa. Perché io ricordo lo scorso anno che certi giocatori di che quest'anno stanno facendo un gran campionato e stanno giocando veramente bene, Iaiolo su tutti, e lo stesso Struna che 3 anni fa da terzino faceva, lasciamo stare, mentre adesso la centrale è diventato un altro gran giocatore. Davvero ha cambiato la testa di questi e gli ha fatto credere che impegnandosi possono dare tanto, e c'è riuscito. Lo stesso Čočev molto molto bene, e il merito non è soltanto dei giocatori, perché adesso stanno giocando meglio, ma il merito è proprio suo e di mister Bruno Terino. Davvero grazie mille, e spero che questa nostra avventura insieme, tu col Palermo, non finisca presto. Zamparini, non vuoi cedere, ma almeno dammi ascolto, tieniti Bruno Terino.
Comunque nel finale, dicevo, è entrato Moreo e poi è entrato anche Gnaure per Nestorowski. E Moreo, quando è andato a fare la prima punta, ha completamente cambiato la partita, perché sulle palle alte erano tutte sue, ha sempre lottato tantissimo, hashtag Stefano Moreo uno di noi. Su un passaggio per lui altissimo è riuscito a prenderla, ad appoggiarla a Gnaure, che di prima, di testa, l'ha appoggiata a Coronado, 1-2, forza fisica di Gnaure, che si è fatto strappare anche via la maglietta, poi botta incredibile sotto l'incrocio dei pali. Finita la partita 2-0, davvero complimenti al Palermo, ma onore anche al Brescia, voglio ammetterlo, perché comunque il Brescia, nonostante si trovi in basso in classifica, ha fatto una bella partita. Ripeto, l'unica cosa che ho detto anche comunque nella reaction, che posso dire contro il Brescia, è che per salvarsi serve segnare e calciare in porta, e i tiri in porta sono stati praticamente pochi, a parte quello lì di Caracciolo e un tiro dalla distanza poi nel finale. Ma davanti comunque aveva la difesa del Palermo, che quest'anno è una delle difese meno battute d'Europa e sta davvero dimostrando, ed è anche la miglior difesa ovviamente del campionato, e sta dimostrando che è veramente molto difficile segnare. Adesso la prova del 9 sarà settimana prossima, perché si va ad Empoli, e l'Empoli ha appena battuto quest'oggi 4-0 in casa il Bari, cioè in casa loro, quindi in trasferta. Davvero gran partita, e adesso speriamo si riaccenda un bello spettacolo come quello che è stato l'andata, finita 2-2, e io ero allo stadio, brutta roba, perché il gol dell'Empoli lì in quella partita arrivò proprio nel finale. Comunque ci aspetto una gran partita, ci aspetto un gran finale di campionato, sempre forza Palermo. Soprattutto raga, fatemi sapere se li volete questi video post partita a caldo, vi racconto più o meno tutto quello che è successo. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, perché stanno dimostrando che insieme, anche nonostante i pochi soldi, i problemi societari, si sono concentrati su questa causa e stanno dimostrando che forse fino alla fine possiamo credere e possiamo tornare in Serie A. Grazie a tutti per aver visto il video, lasciatemi i vostri commenti se avete visto la partita, ditemi cosa ne pensate. Io mando un abbraccio enorme, sempre forza Palermo, e se tutto va bene ci vediamo settimana prossima allo stadio in trasferta ad Empoli. Forza Palermo, dai raga, buona serata. L'amore che me daste te lo torno. Forza Palermo!